Siamo con l'onorevole Claudia Porchietto, venariese di nascita, che vorrebbe lanciare una petizione per una venaria che vorrebbe e che vorremmo. Questa mattina siamo a Venaria, ci sono i nostri banchetti di Forza Italia per dire no ad una manovra a livello nazionale che penalizzerà i territori e penalizzerà l'Italia, ma siamo anche a Venaria perché io che sono di Venaria avevo il piacere di testimoniare qual è oggi la situazione su questo comune che amiamo tutti e che ormai è da troppo tempo non ben amministrato. Una piazza splendida che vede però una delle scuole più importanti in uno stato di degrado significativo e anche i ponteggi che sono questa mattina qui davanti non risolveranno i problemi alla base perché sono soltanto un po' di stucco oppure come si può dire trucco e parrucco, ma non chiudiamo così la questione. Una città che non ha più un'identità, non sappiamo che cosa vuole essere Venaria, una città che potrebbe avere tanto visto che a sinistra ha la Reggia e a destra ha lo stadio della Juventus che ormai è diventata una delle società calcistiche più importanti e più famose al mondo. Com'è possibile che una città come Venaria non possa essere governata bene per poter sfruttare queste occasioni per creare nuove attività commerciali e produttive e soprattutto per riportare lavoro? Una situazione di degrado che la vediamo e che possiamo vedere e possiamo leggere attraverso una passeggiata lungo le strade, una rotonda che porta alla Reggia di Venaria che ormai da decine d'anni è delimitata soltanto da delle staccionate improvvisate, ormai rotte, che non danno chiaramente il risalto che dovrebbero dare a coloro i quali da turisti vengono a vedere la nostra città. Io credo che noi si debba lanciare veramente un messaggio forte per una Venaria che vorremmo in modo diverso, che vorremmo competitiva tra le città non solo italiane ma internazionali, che può essere una vetrina italiana e che non può essere lasciata così a vivere come se fosse una Cenerentola quando avrebbe non solo un castello ma avrebbe una reggia che potrebbe valorizzare. Tra le cose che i venariesi vorrebbero, una rotonda come si deve, una rotonda che dovrebbe essere il biglietto da visita della città che collega le valli di Lanzo con la città reale. Questo è il biglietto da visita per la Reggia di Venaria, vedete, una rotonda che non può essere definita tale perché in realtà è un ricettacolo anche di rifiuti e soprattutto non possiamo immaginare che una delle meraviglie dell'Italia abbia come strada di collegamento con l'aeroporto, con la città di Torino e con le valli di Lanzo una rotonda come questa. Non è un problema di risorse perché in realtà nel progetto regionale le risorse ci sono, ma è un problema di capacità della città di Venaria di costruire un progetto e di trovare le alleanze giuste. E ribadisco, non c'è visione sulla città. Io credo che sia Venaria che i venariesi debbano in questo momento, con un moto d'orgoglio, dare un segnale forte sulla città. Non possiamo pensare che il declino della città venga connotato con queste cose. Io vorrei utilizzare non la parola declino, ma il verbo declino, cioè declinare Venaria in modo diverso. Significativo è anche il passaggio sul nuovo presidio sanitario che sta nascendo sul territorio di Venaria, c'è stato un forte impegno da parte sia del Ministero che da parte della Regione, ma c'è un problema che rimarrà, rischiamo anzi che rimanga una cattedrale nel deserto perché in questo momento la città di Venaria non ha ancora definito le gare per gli oneri di urbanizzazione primaria. Non ci saranno e non ci sono tutt'oggi, ma non ci saranno collegamenti con i principali autobus che collegano sia le valli che la città di Torino con il presidio sanitario di Venaria e quindi rischiamo veramente che una struttura che sarà un'eccellenza sanitaria rimanga una cattedrale nel deserto per chissà quanto tempo, mentre invece un'amministrazione comunale dovrebbe pensare prima che sorga la struttura operativa a come collegarla e a quali devono essere sia le strade, sia l'illuminazione, sia gli autobus che dovranno passare e a collegare il presidio sanitario. Non possiamo pensare di continuare così. Quindi io chiedo anche uno slancio di generosità nei confronti della società civile, nei confronti della città di Venaria e pertanto chiedo che ci sia, faccio un forte appello affinché tante persone comincino ad occuparsi della cosa pubblica, del bene comune, vale a dire della città di Venaria. Oltre a quello che diceva l'onorevole Porchietto, è convocata una conferenza dei capigruppi per domani sera su richiesta delle associazioni di categoria CGIL, CISL e GUIL e i dipendenti dell'ASL per quanto riguarda il presidio ospedaliere. Vorrei anche precisare un'altra cosa.
non è solo il biglietto da visita per la Reggia di Venaria, ma anche dal Parco della Mandria, dove io sono nel consiglio di amministrazione, e la domenica, soprattutto in estate, circa 20.000 persone passano da questa bellezza. Quindi mi associo pienamente a quello che diceva l'onorevole. In una fase così delicata della vita amministrativa della città, soprattutto del cambiamento, stiamo notando che in questi anni c'è stato un declino totale, non solo sulle rotonde, sull'erba e su tutto quella che è la manutenzione della nostra città. Venaria quindi non può essere abbandonata a se stessa, e nei prossimi giorni lanceremo una petizione su change.org, la Venaria che vorrei, e speriamo che molti possano aderire, non solo di Venaria ma di chi ha a cuore la Reggia di Venaria e la città di Venaria, e vediamo se possiamo supportare la cittadinanza di Venaria e dare un segnale forte a questa amministrazione che non ama la città.